Buonasera a tutti, buongiorno, buon anno, buon Natale, buona Pasqua, buon Ferragosto e buongiorno. E siamo di nuovo qui con il nostro Alfio, il nostro camionista baffone, italo-americano, trasferitosi a Las Vegas. Praticamente niente, siamo arrivati che ho fatto un qualche giretto un pochino così tanto per arrotondare, per non farvi annoiare, in modo da averci un minimo di soldino per poi acquistare un nuovo cane. Quindi stasera vedremo di fare un viaggetto e di acquistare finalmente il nostro primo camion. Speriamo di uscire dell'impresa. Quindi facciamo l'ultimo viaggio come dipendenti, ovvero sfruttando camion di altri, e andiamo a vedere cosa ci offre il mercato. Vediamo un po' come siamo messi da fuori. Che brutto colorino cacciafea. Vabbè, andiamo. Non si vede neanche quel cocco. Di origine anche. Piove, c'è il sole, eh? Ok, allora fammi vedere un attimino, questa è la settima. Allora, qua bisogna girare a destra. Voltare a destra. Ci aspetta un bel po' di deserto, qui non c'è nessuno, qua non c'è nessuno. Mi sa che questo camion qui è anche discretamente potente, perché tende a salire abbastanza velocemente sui giri, quindi vuol dire che qua c'è una gara di mongolfiere. Ma questa pioggia col sole, questa pioggerella primaverile fa impazzita. Allora, rispetto Andare dritto. all'ultima volta, ho messo un pochino di più a partire, non so se avete notato, perché ho un pochino cambiato il sistema delle marce, perché per riuscire a gestire tutte e 18 le marce non è facile. E quindi ho fatto uno split diverso. Quindi ho le prime 6 marce come la leva impone, poi splitto e ho le seconde 6 e infine ho le ultime con l'altra split, l'altro tasto dello split, e abbiamo le altre 6, quindi dalla settima alla diciottesima, dalla settima, no, dalla tredicesima alla dalla 12. Allora, infatti qui abbiamo la prima e mettete anche la terza e la quinta, tanto mi sa che cavalli ce ne abbiamo. Poi andiamo sulla settima e la nona Prepararsi a voltare e a destra. voltiamo a destra. Questa strada l'ho già fatta, eh? Voltare a destra. Mi sembra di averla già fatta. Guarda, signore, vediamo se riusciamo a partire in settima, è più difficile. Vabbè, passiamo a noi, eh. Ok, nona.
prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Minshu. Guardate che bello spettacolo in deserto. E queste curve che non c'entrano assolutamente niente, cioè in deserto. Miglia. Anche una bella salita questa. No, facciamo vedere. Allora, qui abbiamo, stiamo andando a 40-50 miglia, ecco, comincia a prendere, non è che mi entusiasmi poi tanto. Guarda qua, adesso deve essere il Gran Canyon. Forse sì. Forse ci siamo. Tenersi a destra. Teniamoci a destra, anche dove viene. Se lo dici te. Allora, qui salve poliziotto. Qui c'è un bel curvo. Un bel curvone. Dai. Questo c'è un campo anomali. Valori. Dove siamo qua? A Cameron. Siamo a Cameron. E ci abbiamo una rotatoria. Round the road. Qui è, cosa c'è? Centrale elettrica, spalmi ciò. Vada signore, non mi faccio andare giù di giri. Forza. Mamma mia. Ecco, sapevo come faceva andare giù di giri. Dai che riprendiamo. Secondo voi che cos'è quel cazzillo lì davanti che ho sul vetro? Allora, devo decidere un pochino perché in realtà di concessionari di camion ho soltanto il Ken, non ne ho altri. Perché nei viaggi che ho girato un pochino così non ne ho trovati per la strada, quindi non sono neanche andato a cercare. Anche perché non avendo un camion mio non posso girare più tanto e di conseguenza non posso un'altra soluzione che potrei trovare è di, dopo l'acquisto del camion, di continuare io a usare camion, cioè contratti così esterni da di altre compagnie, e affidare il camion a, non so, un botto, un camion così,
e affidare il camion acquistato a tenersi a sinistra e poi voltare dipendente in modo che mi fa guadagni extra. Sarebbe anche verde, ma non ci arriverò mai. Voltare a sinistra. Un attimo, c'è rosso, tesorino, calma. Dove va? Partenza in terza. Cioè, non sono neanche partito che ero già giallo, ragazzi. Sì, questa strada qua l'ho già fatta. Mi sa che l'abbiamo già fatta anche in video, o forse no. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Sì, l'ho fatto una volta questo, perché ho trovato il passaggio a livello chiuso. Però mi sa che non l'ho fatto. Sì, è un po' complicato questo split qua doppio, è un po' complicato, infatti ho appena sbagliato marcia. Però si può andare avanti. Devo imparare un pochino meglio a utilizzare questo tipo di cambio. Secondo me alla lunga, con l'abitudine, vedi che ho sbagliato di nuovo. Perché c'è il discesone, c'ha paura cisterna qua. Faccio vedere io come si governa l'etano. Non so se abbiamo le luci. Accendiamo. Adesso abbiamo le luci, ma noi non abbiamo le luci, le lucine lampeggianti non siamo forniti. Dove vai questo? Guardate cosa mi ha fatto fare. Sì, superimi da destra, ovvio, tanto in America va tutto bene, vero? L'importante è che sei sulla tua corsia. Gli americani sono strani, ragazzi. Alla guida sono strani. Ti sorpassano da ogni dove, destra, sinistra, sopra, sotto. Però se te ti avvicini alla loro macchina a meno di 2 metri, 2 metri e mezzo, ti suonano. Aiuto, mi stai venendo addosso. Guardate che tramonto californiano, desertico. Poi è tutto un deserto sto American Truck Simulator. Non so se nelle nuove Washington e Oregon, l'Oregon, cioè, il deserto dell'Oregon non dovrebbe esserci, cioè, dovrebbe essere più boschi. Lo stesso Washington, non so se Washington intendono Washington DC o Washington lo Stato, anche lì. Tutta la zona della 5 di Seattle che va su e tutta la 26 di dell'Oregon sono tutte in mezzo al bosco, la 101. Infatti che la 101 e la 5 sono quelle, la 101 è quella la costiera che costeggia tutto il Pacifico e va anche quella in California, e lo stesso la 5 che anche qui nel gioco mi è già capitato di fare,
che attraversa praticamente dal basso verso l'alto attraverso tutti gli Stati Uniti. Posso vedere ovviamente dalla parte West Coast. Io sulla East Coast non ci sono mai stato, quindi saprei dire molto. Ah, siamo quasi a Los Angeles. Oh, Crown Victoria. E cammina, eh? La macchina della polizia, cammina quella. Forza. Dai, dai, che ci diamo dentro questo Crown Victoria. Su, forza. Ai, auto parts. Dove è finita la Crown Victoria? Ah, eccola lì. Guardate che è l'ora blu, l'ora blu, l'ora blu. Fotograficamente parlando, ora blu. Va tanto di moda in questo periodo. Cos'è sta paradampa? Andare dritto. E andiamo dritto. Allora, comunque abbiamo 91 galloni e un 389 miglia di autonomia, quindi a breve io un rabocchino lo farei. Andare dritto. E andiamo dritti verso dritto, verso exit. Che arriva in su questa, che macchina è? Una Volt. Colorado River. Siamo sul fiume del Colorado. Welcome to California. Welcome to California. Ah, scusa, non eravamo a Los Angeles prima. Emergency. Allora, siamo a Yuma. Andiamo a prendere quel treno, insomma. Tutti a prendere quel treno per Yuma. Cos'è? Un semaforo? Ah no, non credo. Vedevo rosso. Già che ci sono. California. Non si pagano le tasse. Si costerà meno. Dall'inzino. Qua c'è anche la pesa. Ah, sì. Cos'è quel tabellone là davanti in alto? Che succede? Si muova? Andare in salita mi fa perdere giro. Ah, è questo qua. Se bevi perdi, se guidi perdi, se bevi e guidi vinci. Allora, questo 70 miglia di limite, questo continua a stare in mezzo alla strada, non so per quale motivo. Devi levare dalle palle questo furgo. E niente, adesso rallenta. No, devo fermarmi. Devo fermarmi alla presa, che è qua. Sì.
devo fermarmi alla pesa. Devo pesarmi prima, perché c'ero, se mi ero fermato dal distributore c'era la pesa. Oh, mi tocca anche aspettare questo. Grazie. 65.328 libbre. Settima. Comunque vi farò qualche taglio perché siamo già a 35 minuti e passa di video. Il viaggio sì, è abbastanza lunghetto, vero? Allora, ma che senso il lavoro attuale? No. 132.000 dollari, 132.000 dollari sono i soldi che io ho, non del lavoro attuale. Devo andare a vedere qui, ma mi sa che devo anche andare a dormire. L'arrivo è tra 6 ore e 4. Io devo fare il riposo tra 5 ore e 40. Quindi praticamente devo fermarmi a riposo, a riposare. Quindi il prossimo piazzola di sosta devo fermarmi a riposare. Allora, qui il problema è che non sempre, come anche nella realtà è così, ci sono le piazzole o i distributori, come abbiamo trovato prima, a fianco alla strada principale. Spesso si trova che bisogna uscire, come in questo caso per esempio, che c'è un distributore a fianco, bisogna uscire, fare il benzina fuori dal, diciamo, dall'autostrada, chiamiamo autostrada, non è una friga. Cosa cazzo fa questo? Si può dire cazzo su YouTube? Tenersi a destra e poi uscire a destra. Sì, sono solo Treccani, si può dire. Uscire a destra. Anche solo in enciclopedia. Ormai è uso comune. C'è anche da mangiare, ristorante cinese. Ah, ma c'è un motel. Motel. Sto ricalcolando il percorso. Ricalco, vado al motel, quello che vuoi. Si prega di invertire il senso di marcia appena possibile. Prima mi riposo, poi sento che ti pare. Allora, dove è sto chiassola? Okay. Mi metto qui perché sto comodo qua, Lei una donna qui, così occupo 187 parcheggi. Spengo il motore, metto una mano e dormo. Sono le 11.40 del mattino. Ok, andiamo. Allora, vediamo a che punto siamo arrivati con il nostro viaggio. No, questo non è quello che ci interessa. Questo. Allora, ci sono 224 miglia da fare. Il riposo l'abbiamo fatto, il carburante l'abbiamo fatto. Quindi arriviamo direttamente a destinazione, la polizia. Ma non c'era poliziotto, c'era la moto, ma... Quindi
Coponi, 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 coponi. Che figo. Sì, per forza dei tagli ci dovranno essere perché qua si va per le lunghe. Vedi, chi è? Fast and Furious. Ma sta doppia curva era proprio necessaria, eh? Manco a Imola c'è sta fare proprio. Manco a Imola. Carzone. Carzone, sei un bel carzone. Se sono nella terza serie. Per scalare dalla terza serie alla prima devo necessariamente passare i due tastini split, ovvero prima schiacciare quello che mi porta alla seconda e poi schiacciare quello che mi porta alla prima. Per esempio, ora sono nella terza serie, mi fermo, ok? Mi fermo qui, devo schiacciare terza serie, seconda serie e poi mettere la prima. Oh, siamo a Bakersfield. Bakersfield. Queste cose molto anni 50. Andare dritto. Andiamo dritti. Molto cittadina anni 50, di quelle finte dove erano tutti felici aspettando che i russi buttassero la bomba atomica sulle loro teste durante la guerra fredda. Ah, Walmart, che dovrebbe essere Walmart, come si chiama? Walbert. Mancano 130 miglia all'arrivo, ormai è poca roba, poco, poca roba. Stockton, dritto, c'è anche Sons of Anarchy, attenzione. Stiamo per arrivare a Charming. Andare dritto. Un saluto ai Tellers defunti, non c'è più manco uno ormai. Un saluto anche a tutti i Mayans. Non so chi ha visto la nuova serie, nuova di un anno fa, serie dei Mayans, che sembrano praticamente i Sons of Anarchy dei poveri, poveracci, mi fanno anche mezzo pena. Serie che hanno voluto fare proprio così perché l'hanno voluta fare, secondo me, un pochino tirata lì. Si vedeva proprio che il budget era abbastanza più risicato rispetto a quello dei Sons of Anarchy. Oakland, sì, siamo in queste zone qua. Siamo nelle zone dei Sons. Andare dritto. Oh, per fortuna non abbiamo ancora trovato incidenti che ci hanno poi imprevisti. E la cosa bella rispetto all'Eurotrack è che ci sono anche questi imprevisti qua che ti costringono a cambiare itinerario. Uscire a destra. Ma ti pare che a Fresno? Altro botto, incredibile. Ti pare che a Fresno ci debba essere una città così Voltare a destra. sgravona? Fine del viaggio. Fine del viaggio. Allora, fammi vedere.
Ragazzi. Di qua che genio, e dai, ok. Sganciamo il rimorchio. Bene, 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 bene. Con i dovuti tagli noi abbiamo fatto adesso 160 euro. Con la prossima puntata vedremo di andare a costruirci il nostro primo e a comprarci il nostro primo cane. Quindi per ora ci salutiamo e ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi al canale, mettete like, mettete dislike, commentate, condividete, salutate la mamma, tanto è tutto gratis. Un saluto a tutti, ciao ciao.